Secondo te, De Marchi, un colpo all'Inter che va su Sensi e lo blinda e lo chiude? Beh, È un colpo? credo proprio di sì. È un giocatore probabilmente che ci voleva anche all'Inter, un giocatore che riesce a mettere un po' di equilibrio, un po' di, un giocatore che fa un po' le due fasi, a me piace molto. Però in questo momento forse, attenzione con tutto il rispetto perché Sensi è un ottimo giocatore, Barella è un grandissimo giocatore, arriverà Lukaku perché comunque sono stati fatti passi in avanti, da Conte e Marotta si aspetta adesso per forza dei grandissimi colpi. Sensi lo etichettiamo come un grande colpo? Per me non ancora, sinceramente non è un ancora. po' prematuro. Francamente va bene, per carità, è un giovane di talento sicuramente, con Barella ottimo, cioè, ottimo acquisto. Però io aspetterei prima di dare etichette così importanti, anche perché hai detto giustamente tu, l'arrivo di Conte ha scatenato la fantasia del mercato, come se Conte potesse portare dei giocatori, diciamo, più di nome. Lukaku è un nome. Tu hai fatto il nome di Lukaku, sì, infatti, però c'è un dettaglio, è vero che con il giocatore si è raggiunto l'accordo, tutto quello che volete, 8 milioni, va benissimo, però se il giocatore non convince lo United a liberarlo, Lukaku non viene, cioè, anche perché non è semplicissima l'operazione. Ma se non arriva Lukaku è Dzeko il piano B? Sì. È così Alfredo, come spiegamela? No, per me no, per me no. Per te non è Dzeko? Per me... No, per me tutte e due nella loro testa. Cedere Icardi, sì. Chiaramente. Ho capito, cioè, certo, nella testa, vendendo Icardi, però. No, sì, per me adesso arriviamo al 30, sì, vendendo Icardi, arriviamo al 30 giugno e la Roma ha bisogno di fare, ecco perché prima abbiamo cercato di raccontare questa storia di Manolas, perché la Roma, Manolas che si è promesso interamente al Napoli, che vuole soltanto il Napoli, per Manolas vuole fare 36 milioni e poi deve farne altri, credo che questa è la questione di Dzeko entro il 30 giugno, visto che siamo in chiusura di esercizio, ma l'Inter che ha incassato, ne abbiamo parlato 10 giorni fa, il sì totale di Lukaku, l'Inter vuole fare Lukaku e Dzeko, più Lautaro, più trovare una soluzione per Icardi, visto che al momento anche per le dichiarazioni di ieri di Sarri, Dybala, la Juve non vuole cederlo, è... Per Sarri Dybala è un passaggio importante perché è convinto di rilanciarlo. Poi Lukaku, come dice giustamente Simona, in questo momento devi parlare col Manchester United, però è tutto legato anche alla situazione di Icardi. Quello che volevo soltanto dire è che per l'Inter sono due passaggi, cioè due attaccanti da fare, Dzeko e Lukaku. Volevo solo aggiungere una cosa, però a me risulta che Icardi voglia fortemente la Juventus. Può essere corretta anche come Sarri valutazione? A me risulta anche questo, però in questo momento lui è in Giappone, sulle valutazioni non si sono trovati, sì. E faranno passare ancora un po' di tempo. Forse anche L'Inter per i tifosi. Vorrebbe fare uno scambio che la Juve non vuole. Sì, forse anche per i tifosi, è una storia che ci tormenterà un po'. Udo. Innanzitutto non credo che c'è il piano B, è un signor piano B. Comunque ma però Alfredo ci parla di entrambi, quindi dovrebbe essere poi la coppia d'attacco. Di peso in sostanza. Sicuramente non so se sono due giocatori che possono coesistere nella stessa squadra e che possono giocare assieme, onestamente, però sicuramente possono essere, sono due grandi giocatori, però sono due prime punte comunque. Io a giocare assieme non li vedo, poi non so se uno riescono a fare specie di staffetta uno con l'altro, quindi però non li vedo due Conte giocatori li compatibili. Prende per farli giocare insieme. Beh, poi è possibile tutto nel calcio, assolutamente, però venendo da fuori, anche per come gioca anche Conte, per come abbiamo visto giocare in questi anni, ha sempre avuto una seconda punta a fianco alla prima punta di ruolo, non ha mai giocato due prime punte. Alfredo, questo potrebbe essere un, diciamo, equivoco tattico, oppure Conte ha fatto le sue riflessioni dicendo va bene, voglio giocare con due Conte... di peso davanti? Se a Conte portano Lukaku, credo che troverebbe tutte le formule possibili e immaginabili, fermo restando che poi credo si possa giocare in tanti modi. La vicenda Icardi è talmente in uno stand-by, è talmente adesso in vacanza, è talmente che poi arriva il 2021 e questa sarà anche l'esigenza e la volontà della signora Banda, e che adesso non possiamo neanche parlarne, è una cosa buttata lì come Higuain, che guadagna quanto, 9 milioni, ma se a Conte portano Lukaku... Conte fa 7 giri di palazzo tutti i giorni perché è il suo attaccante preferito, poi Dzeko non è più un ragazzino, non possono giocare insieme, bene, l'Inter è su più fronti e avere due attaccanti come Dzeko e Lukaku credo che per Conte sarebbe il massimo, anche perché Dzeko l'aveva cercato e non avuto ai tempi del Chelsea. Non solo l'Inter, sì, Budel poi il mercato di un minuto.
Averli anch'io li vorrei tutta la vita, tutte e due. Cioè, quello assolutamente. Cioè, l'imbarazzo della scelta, l'unica cosa, giustamente dicevi tu, poi farli giocare insieme e coesistere potrebbe essere un po' più complicato. Un po' più complicato, ed è giusto, è giusto.